Questo è un momento delicato per quanto riguarda i gatti, perché è il momento della riproduzione e le colonie che si trovano nel comune di Ischia stanno già scoppiando. Ne parliamo con il dottor Mario Mariani. Sì, adesso siamo a primavera, l'abbiamo sentito tutti in questi giorni, sono belle giornate e i gatti in queste belle giornate, soprattutto le gattine, cominciano ad andare in calore. Già ce ne sono andate alcune, le altre seguiranno a stretto giro di tempo e quindi ci sarà fra un mese e due mesi un boom di gattini. Come fare per limitare il problema? Sicuramente cercare di operare questi animali prima che si accoppino o nei primi giorni dell'accoppiamento, quando ancora il feto non è formato e quindi, diciamo, anche da un punto di vista deontologico fare l'intervento non porta nessuna, diciamo, conseguenza morale. La ci terrei a precisare il fatto appunto delle colonie. L'ASL da tanti anni ormai ha un servizio di sterilizzazione gratuita per i gatti, ma non per i gatti padronali o per i gatti che sono stati adottati, anche se dalla strada, perché una volta adottati comunque diventano di proprietà e per questi animali ci deve appunto pensare il proprietario, tenendo conto che poi non è un costo per un gatto così eccessivo i 50-70 euro per un'operazione da, diciamo, costo da determinare chissà quali problemi. Il problema diventa più grave quando si parla di 3, 4, 5 o più gatte da sterilizzare. Allora a questo punto è importante seguire questa procedura. Se c'è qualche persona che nelle vicinanze ha più di uno o due gatti, quindi colonie vere e proprie di animali, deve venire all'ASL, al servizio veterinario lì a Villa Romana, l'ex Villa Romana, e chiedere un modulo che deve compilare e poi farlo autorizzare dal sindaco. Questa è la procedura, si viene dal servizio veterinario, si chiede questo modulo, ci si scrivono quanti gatti ci sono e dove sono, diciamo, posizionati, si va dal proprio, diciamo, responsabile del randagismo del proprio comune e si fa autorizzare. Una volta che è stato autorizzato dal sindaco, si ritorna dal servizio veterinario e il dottore, che posso essere io o i colleghi, diamo una ulteriore autorizzazione e con quella si può andare a Serrara per fare le operazioni, per fare le sterilizzazioni.